Buonasera, buonasera a tutti, a chi è qui in presenza e chi invece è in DAD, diciamo, in collegamento via Facebook. Siamo alla Centrale dell'Acqua di Milano e siamo qui per il primo appuntamento di questo ciclo di conferenze Immergersi nell'Antropocene. È un ciclo di conferenze dedicato alla fotografia subacquea che vedrà l'intervento di diversi fotografi con diversi stili, tra cui ci sarà Marco Colombo la settimana prossima, ci sarà Massimo Bicciato, Davide Forti, ci sarò anch'io alla fine, e oggi invece apre, all'onore di aprire, Massimo Boyer. Massimo è un grande fotografo, non solo, è anche un biologo, ha scritto non so quante centinaia di articoli su riviste del settore, non so se sono più di Circa 500, 500, una cosa diciamo. abbastanza impressionante. Ha scritto anche una bella dose di libri, non so se anche quelli almeno Per saranno adesso quattro. quattro libri. È curatore della parte scientifica della rivista Scuba Zone e anche si occupa di didattica a un livello universitario, per cui collabora con l'Università Bicocca di Milano, con l'Università Politecnica delle Marche e anche con l'Università di Genova, per cui tantissime, tantissime attività. Io, diciamo, sono entrato nel mondo della fotografia subacquea quando ormai il passaggio, che poi quello sarà il tema di oggi, tra analogico e digitale era stato fatto, e ovviamente Massimo era una delle figure che ho sempre guardato, e anche perché il suo modo di scattare riflette il fatto che lui sia un biologo, perché tutte le sue fotografie cercano di raccontare qualche cosa, un comportamento, una particolarità. Sono animali che fanno delle cose sostanzialmente, vero? E anche di raccontare quello che è il loro ambiente. Per cui non semplicemente una raccolta di ritratti, ma attraverso il tuo tipo di fotografia si intravede quello che è la tua formazione, quello che è poi lo scopo della fotografia diventa quello di un racconto, di raccontare una storia dal fondo che è biologico, diciamo. Tu ci racconterai appunto di questo passaggio che magari per te, per chi viene da chi è iniziato con la pellicola, è stato traumatico oppure un'opportunità, questo lo sentiremo dalla tua voce. Io ti lascerei la parola e grazie di essere qui. Grazie. Grazie a tutti. Allora, scostare la mascherina, siamo a distanza di sicurezza. Dall'analogico al digitale, piccolo di questo cambiamento che abbiamo vissuto alle nostre spalle. Eccomi qua, pienamente soddisfatto della mia attrezzatura digitale, che attualmente è una Studia Leo 3, Leo 3 Wii, scusate, che scafandra un apparecchio Sony. Anche il passaggio da Nikon a Sony per me è stato un piccolo trauma. Se mi avessero detto 10 anni prima che l'avrei fatto, mi sarei fatto una bella risata. Invece, a un certo punto, ho deciso di passare anche per tagliare i chili che la mirrorless mi consentiva di tagliare, essendo più leggera, rinunciando al pentaprisma ormai inutile nell'ottica della fotografia digitale. E questa è una fotografa con un telefonino in custodia, uno smartphone. Ormai il mondo della fotografia comprende anche queste cose. Noi vecchi fotografi dobbiamo accettarlo. E sarebbe, scusate,
Sarebbe un errore, dicevo, considerare un'oppressione il passaggio al digitale. Potrei citarvi, soprattutto nei primi tempi del digitale, problemi di tempi di elaborazione dell'immagine, problemi con le immagini che comprendono il sole. Però in realtà sono più gli aspetti positivi che questo. Perché mi fa questa cosa? Pare. In una sessione di domande, così non ne... Prova il microfono. Sì. Questi sono alcuni nudibranchi, queste sono foto fatte con un'apparecchiatura digitale. Come anche questa, con l'apparecchiatura digitale ormai e con poche nozioni di post-produzione è possibile, per esempio, avere uno sfondo perfettamente nero delle fotografie che dà risalto, senz'altro, al soggetto. Uffa. Ecco, secondo me la fotografia digitale ha un fondo di democrazia, io dico sempre. Vi racconto la storia di questa foto, che è una vecchia foto analogica digitalizzata successivamente. E mi trovavo nello stretto di Lembe e a pochi metri da me c'era David Dubilet. David Dubilet, per chi non lo conoscesse, è un famoso fotografo internazionale che ai tempi lavorava per il National Geographic. Ebbene, mentre io avevo la mia povera custodia con una macchina con un rullino da 36 pose, che potevano diventare 37, a volte se si era fortunati anche 38, però 36 era considerato il limite, David Dubilet, quando finiva le 36 pose, passava la macchina esaurita a un assistente che saliva sul gommone, sulla barca d'appoggio, e tornava giù con una custodia nuova, vergine, perché lui poteva incominciare. Ecco perché considero la fotografia digitale un grosso processo, un grosso progresso dal punto di vista della democrazia, perché ha permesso anche a noi poveri subacquei di fare delle prove, di buttare magari tante fotografie per tenere quella buona. Cosa che ai tempi dell'analogico non era possibile, c'erano 36 foto, 36 pose. Questo è un cavalluccio pigmeo, uno degli animali che mi ha reso famoso, un pochino famoso, scusate, di modestia, ma... È un animale che è difficilmente separabile dal suo ambiente, che è sempre una gorgonia molto simile a lui. E questo mi introduce un altro argomento, che è quello dell'ambiente in cui l'animale vive. O per dirla dal punto di vista fotografico, dello spazio negativo.
io nei miei corsi, nei miei workshop, cerco sempre di spronare i miei allievi a considerare lo spazio negativo, cioè lo sfondo che la fotografia ha, per ambientare il soggetto. In questo caso è di nuovo l'ambiente, è ovvio, l'ambiente del pesce pagliaccio, è l'anemone di mare. In questo caso si tratta di un blennide, la foto potrebbe sembrare banale, il soggetto potrebbe sembrare banale. In realtà, appunto, c'è tutto uno studio di raccolta di terzi applicata e di sfocatura selettiva per arrivare a dare il giusto grado di sfocatura allo sfondo in modo che non disturbi il soggetto principale, ma che sia presente, che faccia capire all'osservatore dove la fotografia è stata scattata. Devo tenerlo più vicino? Ed ecco un altro esempio di quello che ho appena detto. La tecnica della sfocatura selettiva, tra l'altro, è una cosa che non fa parte della nostra esperienza visiva. Il nostro occhio è fatto per mettere a fuoco in continuazione oggetti vicini e lontani, in modo da darci l'illusione che tutto il mondo sia a fuoco. In realtà però l'occhio allenato del fotografo, dello spettatore, accetta di buon grado la sfocatura selettiva come un artefatto che però consente di vedere, di distinguere bene il soggetto. In questo caso appunto le pinne trasparenti della bavosa sono perfettamente visibili sullo sfondo della Gorgonia rossa, ancora riconoscibile. Questa invece è una foto piatta, è una composizione facile per il fotografo, se vogliamo, è un granchietto che vive sulle pinnatulacee mimetizzandosi. A staccare il soggetto dallo sfondo è il contrasto, che in questo caso è un contrasto molto delicato tra toni di colore simili. Scusate, ogni tanto guardo l'ora per non sforare troppo. Ok. E da questo ragionamento si arriva ad una macrofotografia ambientata, fatta con obiettivi grandangolari o super grandangolari, che consentono la messa a fuoco da molto vicino, in modo che il soggetto un po' deformato dalla fotografia grandangolare risulta come inserito in un ambiente, nel suo ambiente, che è ben visibile in questo caso, nella fotografia. Avrete capito che io faccio i miei esperimenti, ma sono un po' contrario, se vogliamo, alla fotografia che è molto di moda adesso, la macrofotografia in cui il soggetto è illuminato con uno snoot, cioè con un apparecchio che si mette sul flash e che trasforma il flash o l'illuminatore in un faretto, praticamente, in uno spot teatrale che illumina solo l'attore lasciando nero lo sfondo. Sistema un po' comodo, secondo me, per staccare il soggetto dallo sfondo. Però ecco, chi lo applica bene e con criterio fa bene a fotografare con lo snoot.
Un altro elemento invece tipico della mia fotografia, del mio modo di fotografare, è fotografare i comportamenti, fotografare gli animali mentre fanno qualcosa. È sempre stata una mania, una piccola mania, che mi deriva forse dall'osservazione di foto naturalistiche fatte fuori dall'acqua. Ormai non interessa più a nessuno il ritratto di un leone. Se uno vuole vedere la fotografia di un leone, vuole vedere la fotografia del leone col sangue che cola dalla bocca mentre smembra la gazzella o la zebra o quello che sia il malcapitato. Sott'acqua non siamo ancora tanto a questo livello, il ritratto è ancora molto apprezzato. A volte, secondo me, può essere utile appunto fotografare gli animali mentre fanno qualcosa. E allora ecco i pesci che sbadigliano. Questo è il cosiddetto frogfish peloso, cioè un pesce rana. Che con delle escrescenze cutanee che imitano, se vogliamo, un ciuffo di alghe. Ecco un altro sbadiglio, in questo caso è uno Sweet Lips, un labradolci. Oppure, per fotografare il comportamento, sovente il fotografo si apposta vicino alle stazioni di pulizia, che sono un luogo, una località, un sito, dove molto spesso avviene qualcosa, vengono queste interazioni che che in fotografia appunto sono belle, dicono qualcosa. Ho sempre per il discorso del comportamento, della foto di comportamento, questo è un polpo che ha usato come tana, ha riciclato come tana un bicchiere caduto, perso, proveniente da una barca. Siamo in Indonesia. Questo è un episodio di predazione. È un pesce di ciartola che ha predato un giovane, una fase giovanile di un pesce chirurgo. È difficile osservare i pesci mentre predano, anche perché il predatore, quando diventa attivo, si rende manifesto, si rende ben visibile, e per cui spesso preferisce non farlo per niente in presenza di quello che per lui può essere un predatore di livello più elevato, cioè il fotografo. E in questo caso diventa molto importante la prontezza, la rapidità di azione, la conoscenza della propria attrezzatura e un presettaggio che vada bene per il soggetto che si spera di incontrare. Poi magari sarà diverso, poi magari il soggetto ripeterà il comportamento permettendoci di scattarla meglio, però il più delle volte questo non succede. Ecco, questa è una foto ben lontana dall'essere perfetta, però è emozionante, io trovo lo sguardo del pesce palla che cerca di spiare il fotografo da dietro a una pennatura molto più sottile di lui, per cui è il classico nascondersi dietro un dito.
ripeto, è una foto non perfetta, però quanto sono riuscito a fare nell'attimo di tempo che l'animale mi ha concesso. Questo invece è un combattimento tra due labridi maschi, un combattimento per il territorio. E qui c'è un piccolo trucco che vi svelo volentieri. Quando i pesci hanno cominciato a impegnarsi in un comportamento, difficilmente lo lasciano, lo abbandonano. In questo caso, appunto, se uno abbandonasse, abbandonerebbe la lotta, si dichiarerebbe perdente. Quindi non lo fa. Quindi in questo caso concedono al fotografo una manciata di secondi, che può essere prezioso per regolare meglio la posizione delle luci e tutto. Sempre relativamente al discorso che facevo, anche l'accoppiamento dei pesci pagliaccio è un'attività che loro possono rimandare se si rendono conto che il fotografo li sta spiando. Però una volta che hanno incominciato la devono portare a termine. E quindi mi hanno consentito appunto un'altra foto interessante, che è quella in cui dall'ovo oppositore della femmina, che è questo organo a forma di imbuto, fuorisce un uovo, la nascita della vita, che va ad aggiungersi agli altri già presenti nel nido. Se l'animale proprio non fa niente, e allora gli facciamo un ritratto. Secondo me in un buon ritratto di un animale è importante mettersi al suo livello, che vuol dire diventare un po' un animale, uno di loro. Questo è un varmo cane. Un verme e un anellide che sta diventando, ahimè, molto comune nel Mediterraneo, ahimè, perché è molto vorace, si nutre di qualunque cosa. Però appunto questo strano musetto quasi simpatico. Il pesce scatola, cornuto, pesce vacca, anche detto, anche in questo caso appunto ho cercato di mettermi a livello dell'animale, incuriosendolo un pochino, portandolo a guardare nell'obiettivo, magari vede il proprio riflesso nell'oblò frontale della macchina fotografica e chissà come si esalta. Questo è lo sbadiglio di nuovo di un pesce trombetta. I pesci sbadigliano, lo fanno per lo stesso motivo per cui lo facciamo noi, probabilmente, cioè per pompare acqua nel loro caso verso le branchie e per potenziare la respirazione, per avere un flusso supplementare di ossigeno per il cervello o per i muscoli, che gli permetteranno la reazione di fuga. Oppure può darsi che lo facciano per mostrarsi forti, per spalancare la bocca. Oppure qualcuno sostiene che è semplicemente una manovra di stretching a carico dei muscoli boccali, che nel pesce sono gli unici muscoli complicati, molto sovrapposti e messi in una posizione sfavorevole per i muscoli. Questo non vuol dire che una fotografia non si possa costruire, questa è un'immagine
molto costruite, il giallo dei pesci si riprende al giallo della farbanda nei capelli della modella, che è una foto, ecco, di quelle che si può dire siamo andati in acqua per fare questa foto. E questo è un banco di pesciolini, di pesce cardinale, sotto un pontile nel nord dell'isola di Bali. Siamo sempre in Indonesia. E l'ho fatta a snorkeling praticamente questa foto, perché c'era un metro d'acqua e c'era bassa marea. Però la bassa marea portava i pesci ad affollarsi molto. Il sole, che si vede perché era sopra il pontile, era circa l'una del pomeriggio, e era molto potente e portava i pesci a stare all'ombra, consigliava ai pesci di stare all'ombra. Per cui anche questa è un'immagine un po' costruita, però diciamo sfruttando l'ambiente naturale. Questo è un ambiente che amo molto dal punto di vista fotografico. È un'immersione nella Papua indonesiana che si chiama The Passage, il passaggio. È uno stretto tra due isole, Gam e Waigeo. È uno stretto che è lungo alcuni chilometri, 4 chilometri, e spesso largo nel punto più stretto 25 metri, meno di una piscina corta. E da questa situazione ambientale, che per me è unica e favolosa, del reef coloratissimo, vivissimo, bellissimo, sostenuto da una corrente molto forte e dall'acqua che arriva dalla foresta sovrastante, e in breve distanza la volta della foresta tropicale, che in certi punti si protende proprio sopra alle Gorgoni. Secondo me, appunto, una immagine che simbolicamente vuol dire molto. Mi è capitato di essere a The Passage con l'acqua molto torbida. In questo caso la foto digitale vi viene incontro, perché appunto, come dicevo, in post-produzione è possibile magari intervenire separatamente sulla luce, sulle ombre, scurendo le ombre e schiarendo, se necessario, le alte luci. E appunto ho ripiegato in caso di acqua molto torbida su questo tipo di immagine più drammatica, più simile a una ripresa notturna. Non vedo più l'ora. Mi fissate voi quando se sforo. Questo è un pesce angelo. È un pesce angelo a parti colori, l'abbiamo usato recentemente per la copertina di Scuba Zone, perché il giallo e l'azzurro richiamano i colori della bandiera della bandiera ucraina. Non siamo un registro di politica, però ecco, ci è sembrato doveroso in questo caso fare il nostro piccolo omaggio. E il pesce angelo è un pesce che guarda facilmente nell'obiettivo, perché è un pesce territoriale. Tutti i pesci territoriali, perlomeno i grossi maschi, approcciano il fotografo. Se il fotografo ha l'accortezza magari di tirarsi un po' indietro, di far finta di essere spaventato, il pesce angelo vi verrà incontro e dandovi l'opportunità facilmente di
fotografarlo in ritratti. Questa invece è un'immagine scattata nella baia di Cendrawasi, siamo sempre in Indonesia, nella Papua Indonesiana. È un sito dove i pesci, gli squali balena hanno stabilito un rapporto quasi di amicizia con i pescatori, quasi di alleanza, nel senso che loro guidano pesci pregiati verso la morte, tonni, calangidi. E i pescatori in cambio non pescano questi pesci, anzi li nutrono un pochino con le acciughe che pescano. Per cui appunto si è formata spontaneamente questa sorta di simbiosi tra uomo e animale, cosa di cui approfittano volentieri i fotografi subacquei e non, come vedete. Siamo sempre a Cendrawasi, in questo caso ho voluto simulare un pochino una notturna. La situazione era di poca luce, perché in effetti eravamo sotto queste strutture galleggianti. Con un po' di sottotitoli, la collaborazione di un amico che puntava la sua torcia e questi giochi d'acqua sulla superficie congelati dal lampo del flash, ho ottenuto questa immagine che potrebbe sembrare una notturna, in realtà appunto è un falso ideologico. Questo serpente di mare si chiama Laticauda semifasciata, è un serpente rarissimo in tutto il mondo perché è molto buono da mangiare, dicono. Non l'ho mai provato, sinceramente, non credo, perlomeno. E in Indonesia ne esiste una popolazione molto importante sull'appendice di un'isola nel mezzo del mare di Banda. L'isola si chiama Gunung Api Wetar, il vulcano di Wetar, ed è un vulcano che esce di 60 metri dalla superficie del mare, partendo però da un fondale di 5.000 metri, quindi una montagna di tutto rispetto. E nella parte superficiale, appunto, è colonizzata da questi serpenti di mare che probabilmente per la scomodità nessuno ha pescato. Un piccolo polpo, detto polpo delle noci di cocco, quando sono adulti, quando sono grossi e non stanno più nelle conchiglie, fanno questo stesso giochino con i mezzi gusci di noci di cocco. Da piccoli lo fanno con le conchiglie, se le scelgono con cura e poi si chiudono dentro. Ci si chiudono dentro tenendole con le ventose e si costruiscono un castello quasi inespugnabile. Questo è un banco di pesci farfalla delle Maldive, pesci bandiera, anche detto. Questi sono sweet lips del Mar Rosso, gatterini cosiddetti. Questa è una cernia. Ecco, c'è un ultimo discorso che vorrei fare che riguarda la deformazione che noi introduciamo nella realtà con i nostri obiettivi fisheye. Questa cernia è fotografata col fisheye che ne ingrandisce le labbra
e la testa, che sono vicine all'obiettivo, molto vicine, mentre invece il resto del pesce risulta un po' deformato. È una deformazione simpatica se uno la vede in poche fotografie. Alla decima fotografia comincia a stare. Questi sono squali di pinna nera, il discorso più o meno lo stesso, la deformazione non è così evidente magari perché gli squali non vengono tanto vicini, però e questo è invece un fondo nostrano a Posidonia. No, 21:37 mi sa che... Ah no, non ho ancora finito. Non ho ancora finito. Questa è una foto, un ritratto di un pesce giocato più che altro sui colori del pesce. Non abbiamo parlato dell'importanza del colore in fotografia, ma è uno degli elementi fondamentali. Ed è uno degli elementi in cui la fotografia digitale ci ha abituato che possiamo anche intervenire un pochino con delle modifiche. Ecco, va da sé, da quanto vi ho detto prima, che io sono piuttosto contrario a queste modifiche. Oltretutto, gli animali tropicali, i pesci tropicali, hanno già dei colori fantastici senza bisogno di aggiungerne. Uffa. Chiedo scusa. Ecco, questo è un esempio, un piccolo esempio di quello che si può fare con gli snoot, quello dell'apparecchio di cui parlavo prima. Questa è una scidia blu fotografata con un'illuminazione normale, frontale, quella che userai di solito, che ne illumina anche l'ambiente. La stessa scidia fotografata con uno snoot un po' posteriore, che ne sfrutta la trasparenza e che comunque lascia in nero lo sfondo. E l'effetto è drammatico, può essere piacevole, a voi l'ardua sentenza. Altra immagine invece presa frontalmente, questo è un pesce a farfalla, un chelmo, un rostratus, avrebbe il muso allungato, però l'angolazione particolare dello scatto non rivela questo dettaglio. È un po' più difficile rispetto al pesce angelo che vi dicevo prima, territoriale, quindi prima o poi vi guarda negli occhi. È un po' più difficile invece incuriosire un pesce come un pesce farfalla, che sono molto timidi. Ci vuole un pochino più di applicazione, un pochino più di pazienza. Ecco, la pazienza è una grande dote di cui chi si dedica alla fotografia subacquea deve far tesoro. Qui siamo di nuovo in Mar Rosso, non per il colore dei pesci, ma è un caso. Tutto viola, questo è uno pseudochromis indonesiano, un pesce piccolo,
Questo è di nuovo il momento, un momento rubato di una stazione di pulizia, un finto bacio tra due pesci. Ah, ecco, questa è una piccola sequenza. Un'altra cosa che mi piace della fotografia è la possibilità di costruire delle storie, di raccontare delle storie. E questa è una piccola sequenza che riguarda un gastropode predatore, si chiama Arpa, e esplora il fondo utilizzando non gli occhi. Gli occhi di questo animale sono molto primitivi, e poi considerate che è notte fonda. Le foto sono illuminate dal flash un attimo, però per il resto l'animale si muove in notte fonda. Il sistema che usa per localizzare le sue prede è quello che si vede in mezzo alle due antenne, quel sifone che gli permette da un lato di respirare, dall'altro anche di annusare gli odori presenti nell'acqua intorno a lui, grazie alla soggezione con un organo olfattivo che si chiama osfradio, molto potente. Comunque, l'arpa se ne va a caccia col suo osfradio. Localizza un granchietto. No, non c'è la foto. E lo prende, lo ghermisce, allargando, espandendo il piede e formando come una sfera sopra di lui. Chiude questo granchietto in questa sfera e inizia a digerirlo con degli enzimi digestivi molto potenti. Eccolo. Tutto questo trambusto attira un paguro, terzo incomodo, che arriva e incomincia a tastare questo bolo alimentare, da cui probabilmente sento uscire degli odori fantastici. E la conchiglia, il mollusco reagisce spruzzando sul paguro un po' dei suoi enzimi digestivi, il che impasta tutte le zampe del paguro, che si trova con le zampe impastate piene di sabbia e deve battere in ritirata, abbandonando la sua preda, o quella che sperava sarebbe stata la sua preda. Uffa. Questa è un'altra foto vecchia digitalizzata, in seguito fatta ai tempi dell'analogico. Il soggetto era questi pesci gatto che si muovevano in sincronia e formando un banco molto compatto. Una lotta tra due maschi di seppia, una piccola seppia dei crinoidi. E questa invece è la seppia flamboyant, altro animale coloratissimo a volte, che esibisce flamboyant. Sì, la parola flamboyant in francese sarebbe fiammeggiante. In inglese flamboyant è usato piuttosto per indicare il comportamento dell'esibizionista, quello che apre l'impermeabile al giardinetto. Comunque, appunto, in tutti e due i casi
la seppia è effettivamente fiammeggiante ed è anche esibizionista perché mostra questa colorazione per evitare di essere predato, per far sapere al predatore: occhio, sono velenosa, un morso velenoso. Sembra che il morso di questa seppia, che è piccolissima, potrebbe uccidere un uomo in teoria. Sembra dal risultato di un'analisi condotta in laboratorio, perché non ci sono casi in cui un uomo si è stato attaccato ad una seppia flamboyante. Si attende sempre il primo. E questo, per finire, che conclude, mi pare, la mia proiezione, è la forma giovanile di un pesce angelo. Si torna al discorso di colori che spesso cambiano durante la vita di un pesce. E dalla forma giovanile alla forma adulta è praticamente irriconoscibile. Bon, io avrei finito, credo di essere stato finito. Volevo chiederti una cosa, ne parlavamo prima di iniziare. No, rimango qua così puoi stare senza. Avevi parlato del passaggio traumatico da reflex a mirrorless, ma ancora più traumatico sarà stato quello da pellicola a digitale, no? Tu ti occupi di workshop, anch'io faccio dei workshop e mi chiedo qual era il processo di apprendimento con la pellicola. Adesso siamo abituati a scattare, a riguardare le immagini, a sistemare e poi a riscattare nuovamente. Come avveniva il processo di apprendimento in pellicola? Ti facevi gli appunti? Come funzionava? Erano appunti ed era tutto molto più lento. Oltretutto penso che io per molto tempo ho fotografato con il Kodachrome, che si spediva al laboratorio specializzato e quindi ti tornava dopo 15 giorni. Se avevi la fortuna di essere in Italia, se come me passavi lunghi periodi in Indonesia, accumulavi questi Kodachrome esposti nel frigorifero e li mandavi al laboratorio tutti insieme. E quindi l'apprendimento era molto più dilazionato nel tempo. Questa in effetti è una cosa che mi sono dimenticato di rimarcare, ma il passaggio alla fotografia digitale consente un apprendimento, uno studio dell'immagine molto più veloce, molto più rapido. E nonostante questo c'è qualcosa che rimpiangi della pellicola o no? Oppure tutto è stato meglio? Ma no, adesso no. Diciamo, nei primi tempi sì, uno rimpiangeva la pellicola, forse anche un po' per partito preso. Ma adesso direi di no. È un passaggio inevitabile, secondo me, è avvenuto quando le conoscenze tecnologiche lo permettevano. E in poco tempo si è rivelato utile. Un'ultima cosa, visto che parliamo di immergersi nell'antropocene, quindi immersioni nell'antropocene, tu hai vissuto tanto in Indonesia, ma hai visto un po' il mare in maniera continuativa per tanti anni. Come l'hai visto cambiare? Se pensi che la fotografia subacquea, per come oggi, possa avere un ruolo positivo o negativo inserendosi in questo contesto? Se hai verificato che, in particolare in Indonesia, rispetto al discorso del riscaldamento climatico dell'antropocene, c'è un danno minore rispetto ad altre zone, vabbè, a parte Australia, barriere, ma in generale lo sbiancamento è meno
cioè date le condizioni? Ma per lo sbiancamento, per quanto riguarda lo sbiancamento in Indonesia, ho osservato diversi episodi di sbiancamento a Manado come a Bali e tutto sommato mi risulta difficile collegarlo ad aumenti di temperature. Lo collegherei piuttosto ai periodi di acqua molto ferma, con un ricambio molto limitato, con una risalita di acqua profonda molto limitata. E per quanto riguarda invece in generale, direi di sì. Nel corso della mia vita ho visto dei cambiamenti quasi sempre piuttosto negativi, di segno negativo purtroppo. E per quanto riguarda il rapporto tra uomo e cambiamento, invece, è il rapporto tra tutti. L'importanza come agente di cambiamento del turista, secondo me, è duplice. Nel senso che, da un lato, le zone che sono molto frequentate dai turisti sono in genere protette, vengono protette più facilmente dai governi, e il turismo può spingere a comprendere che uno squalo vivo produce più denaro della vendita delle sue pinne una volta che sia stato ucciso, e quindi da questo punto di vista il suo ruolo è positivo. Sicuramente l'impatto che il subacqueo ha sul fondale è negativo, nel senso che un subacqueo disattento con un colpo di pinna può distruggere quello che la natura ha impiegato anni a costruire, anni o decenni a volte. Purtroppo non è facile individuare una soluzione a questo problema. Probabilmente un po' più di educazione da parte dei subacquei sarebbe necessaria, sarebbe ben vista, però mi rendo conto che è difficile. Cioè, a volte... Scusate, a volte si vedono. Bevo un attimo. Stavo dicendo, a volte si vedono dei fotografi subacquei che per guadagnare l'inquadratura migliore non badano tanto a che cosa colpiscono, a che cosa danneggiano coralli o comunque animali bentonici. È possibile, d'altra parte, appoggiarsi al fondo, anche toccare il fondo, dove non ci sia copertura vivente, dove si limita molto o non si fa danno. Interessante, da questo punto di vista leggevo un lavoro scientifico di due biologi australiani che hanno studiato proprio l'impatto dei subacquei in alcune zone del Mar Rosso, concludendo che esiste un impatto, che è un impatto fortemente densità dipendente, cioè più sono i subacquei più fanno danno, ovvio. E tra l'altro c'è una differenza anche nel modo tra cui l'uomo e la donna subacquea si approcciano all'ambiente.
la donna tocca di più, però fa meno danno. Però fa meno danno, l'uomo tocca più distrattamente, magari con le pinne, con una colpa di pinne, distrugge veramente campi di corallo. Va bene, adesso non so se con le altre domande, se ci sono altre domande, o se possiamo andare avanti anche se siamo online. Scusa Massimo. Allora, al di là dei danni agli elementi bentonici, quindi coralli e altre cose così fisse, ma secondo te la quantità di nekton, cioè di pesce, per esempio, banalmente, io nel Mar Rosso negli ultimi, diciamo, 30 anni ho visto un calo notevole. Questo è dovuto a che cosa? Alla pesca? O perché l'impatto del subacqueo li fa scappare? Che cos'è che è successo secondo te? Non lo so, è difficile dirlo, è veramente difficile dirlo. Però ho fatto la tua stessa osservazione, l'ho fatta nello stretto di Lembe, dove io sono stato tra i pionieri, tra i primi a portarci della gente. E mi ricordo che nella prima immersione che faceva Lembe, al decimo capelluccio marino non lo facevo più vedere alla gente perché mi avrebbero tirato dietro le pin. Però invece adesso siamo arrivati alla situazione in cui c'è sempre il capelluccio marino, però è il solo capelluccio marino. E tutti i diving center sanno dov'è. Portano la gente a vedere quest'unico cavalluccio marino. E più o meno l'osservazione che fai tu, non lo so, è veramente difficile capire che cosa li abbia disturbati, che cosa abbia provocato questa piccola fuga. Bene. Direi che abbiamo concluso. Grazie mille Massimo, grazie a voi. Prego. Qui. Ci vediamo invece giovedì 14 con un viaggio nel tempo nel Mar Rosso con Massimo Bicciato. Grazie per l'attenzione e grazie alla Centrale dell'Acqua. Grazie a me. Grazie a Verde Acqua e Emilio Mancuso che ha ideato. Dicendo da casa, non lo so, c'è un... Buonanotte.